Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Riforma Pensioni 2024. Secondo un recente studio IMSS arriverebbero assegni più bassi. Vediamo insieme tutti i dettagli per chi nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito, come sempre, per chi vuole può abbonarsi al canale schiacciando il tasto abbonati e donare una piccola cifra per continuare a supportarci. Bene, partiamo subito con il video. Adeguare le pensioni all'aspettativa di vita dei lavoratori, ovvero corrispondere pensioni più basse a chi vive più a lungo. E questo uno dei meccanismi allo studio dell'INPS, come riporta il Messaggero, che non è escluso che sia tra le opzioni prese in considerazione per l'attesa riforma delle pensioni. Alla base della proposta c'è un concetto molto semplice: va tenuto conto che le persone meno abbienti spesso hanno un'aspettativa di vita più breve e che quindi pagare loro gli assegni con lo stesso coefficiente di trasformazione usato per i cittadini più ricchi va solo a vantaggio di questi ultimi. Inoltre, i coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore l'età del lavoratore, più elevati risultano anche i coefficienti di trasformazione. Come scrive il Corriere della Sera, che ha analizzato la banca dati dell'INPS, un pensionato iscritto al fondo dei lavoratori dipendenti, quello che raccoglie anche operai e impiegati, ha un'aspettativa di media di ricevere l'assegno pensionistico per 17,6 anni. Un ex dirigente invece percepirà la pensione media per 19,7 anni. Per quanto riguarda le regioni, possiamo osservare alcune differenze tra nord, centro e sud. Dai dati analizzati dal Corriere della Sera emerge che le donne che vivono in Trentino Alto Adige percepiscono le pensioni in media per oltre 4,5 anni in più rispetto alle pensionate di Campania e Sicilia, 21,6 anni contro i 17,1. Per quanto riguarda invece gli uomini, si prende l'esempio di Marche e Umbria, dove i pensionati vivono in media altri 18,3 anni dopo aver smesso di lavorare, a 67 anni. In Campania e in Sicilia il dato scende a 17 anni. Un altro fattore è quello territoriale, come abbiamo detto, ma che va a intrecciarsi anche con il reddito. Il dato della donna che vive in Trentino Alto Adige sale fino a 22,5 anni se l'ex lavoratrice appartiene a una fascia alta di reddito. Quello degli uomini di Marche e Umbria arriva a 19,4 anni. Le pensioni liquidate nel 2023 e nel 2024 saranno per la parte contributiva più alte, a parità di contributi versati rispetto a quelli del biennio precedente. Questo grazie all'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. A causa della riduzione della speranza di vita dovuta all'aumento della mortalità legato al Covid, i coefficienti saranno più alti di circa il 2-3% rispetto a quelli del biennio 2021-2022 e questo si rifletterà direttamente sulla parte contributiva dell'assegno. Come sempre, se avete domande e dubbi, fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.